Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete visto qualcosina che ero in giro, però non sapete bene per cosa e comunque dopo vi aggiorno. Sono arrivata adesso a casa, mamma mia che caldo, vedete che cioè, la macchina segnava 39 gradi e mezzo, ok? Comunque, mi sono dimenticata di farvi vedere l'outfit per l'esame. Magliettina, shorts molto comodi e scarpe da ginnastica. Basta. Veramente non ce la potevo fare con i pantaloni lunghi, tanto era un esame scritto, quindi l'outfit, cioè proprio chi se ne. Mi rinfresco un po' e poi faccio pranzo perché ho una fame, ma una fame pazzesca. Mi sono un po' rinfrescata e ragazzi, voglio proprio mangiare. Ho una fame, cioè veramente tantissima fame. E comunque, mentre mangio vi dico un pochino che cosa ho fatto stamattina. Stamattina ho fatto il mio terzo esame in 2 giorni, perché ieri ne ho fatti ben due, che erano due orali, due presentazioni che avevo appunto creato io e poi le professoresse facevano qualche domandina. E boh, sono andate bene, quindi è bello come mi sono tolto uno dietro l'altro ieri. Un esame era alle 9 e l'altro alle 10, poi in realtà le prof si sono abbastanza dilungate. Però per fortuna sono andate entrambi bene, quindi sono uscita da lì che mi ho detto wow, però oggi ne avevo un altro. Un esame scritto e poi che era l'ultimo, proprio l'ultimo esame di questa sessione estiva perché poi riprenderò a settembre. Per fortuna quest'anno non ho esami fino a fine luglio come invece lo scorso anno che veramente, cioè, dovevo partire per il mare, avevo infatti la valigia e sono andata a dare l'esame con la valigia, quindi vabbè, l'anno scorso è stata davvero tosta. Ieri non vi so dire che per fortuna i due esami erano entrambi al mattino, quindi al pomeriggio potevo ripassare per l'esame di oggi. È andata, non lo so perché ancora, perché non ho scritto, però sinceramente chissene, cioè basta, l'importante è che cioè, ce l'ho fatta a prepararlo e poi vedremo il risultato. E però davvero son contenta che finalmente adesso per una settimana non voglio toccare libri, cioè veramente voglio rilassarmi perché cioè, me lo merito. Anche perché io non avendo le sessioni, io studio tutti i mesi, cioè non ho stop, perché ho esami tutti i mesi e quindi non riposo mai praticamente dallo studio, nemmeno ad agosto, perché poi ad agosto bisogna preparare gli esami in settembre. Quindi, boh, adesso una settimana ci va. Voi invece siete ancora in sessione, dovete dare ancora degli esami, fatemi sapere. E comunque veramente è illegale dare gli esami d'estate. Cioè fa un caldo, ragazzi, fa un caldo. Poi oggi eravamo in un'aula abbastanza calda, tipo in cima all'edificio. Ora faccio pranzo e intanto mi guardo Doc. Sono arrivata alla seconda stagione, mi pare, o quinta o sesta puntata, non mi ricordo. Bello, bello ragazzi, cioè io so già che quando finirà sarà dura, però forse faranno Doc 4. Non lo so ancora, ci aggiorniamo più tardi. Mi è appena arrivato un pacco gigante, cioè adesso ve lo mostro. Eccolo qua, ecco, si legge già da parte di Shein. E adesso ovviamente lo dobbiamo spacchettare insieme, per forza. Ho preso un bel po' di cose di casa. Avevo bisogno di un po' di organizzatori per i trucchi, perché sapete che ultimamente i miei trucchi stanno aumentando proprio di numero. Prima però di cominciare vi ricordo il mio codice di ricerca che potete inserire nella barra di ricerca sul sito di Shein o sull'app e in questo modo vi appaiono tantissime occasioni, tantissime offerte nella categoria Shein Home, quindi nella categoria casa, che davvero ragazzi non potete perdervi. Poi vabbè, sapete che i prezzi di Shein sono super convenienti, quindi ancora delle occasioni e delle offerte, cioè veramente top. Finalmente ce l'ho fatta, ce li ho anche io, i polsini che si vedono dappertutto eccoli qua, che si mettono soprattutto quando bisogna fare skin care, almeno l'acqua non cola lungo le braccia, che è una delle cose veramente che più odio, che mi dà fastidio al massimo. Per di più sono di questo lilla chiaro, quindi perfetti. Poi, sì, che belli! Questi ragazzi secondo me salvano in tantissime situazioni. Poi adesso andiamo incontro all'estate, andiamo incontro ai viaggi, quindi valigie. Sono dei dispenser, boccettini per mettere all'interno shampoo, bagnoschiuma, diversi prodotti e così non ci portiamo il flacone intero che tanto non serve, no? Per qualche giorno. Guardate che carini, sono anche colorati e poi li ho scelti ovviamente con i dettagli rosa. E tra l'altro c'è anche la pochette. Cioè,
fantastici. Poi ho preso questo qui, ovviamente rosa, ragazzi, che lo dico a fa, che è un porta spazzolino dentifricio. Aspettate, ho paura di romperlo, devo capire come. Eccolo qua. E anche il gancetto. Poi ho preso questo che è un porta lametta, anche questo per la valigia è fantastica, o anche per metterlo in casa invece che così nel beauty, come ce l'ho al momento, qui nel suo contenitore apposito. Top. Poi, sì, allora, dovete sapere che io da sempre praticamente utilizzo le cuffie per la doccia quando ovviamente non mi devo lavare i capelli, perché magari li ho lavati il giorno prima e quindi già i miei capelli sono grassi. Se ci faccio troppi lavaggi, proprio il sebo, ciao, mi accompagna troppo. Ho preso questo set con 3 cuffie da doccia, ovviamente. C'è quella rosa in mezzo che utilizzerò di più e niente, vabbè, a parte che perché l'ho presa, cioè... è una cuffia da doccia. E tra l'altro questi sono riutilizzabili. Poi, ok, il pacco nel pacco, apriamo. Sì, che bella, ragazzi, non vedevo l'ora di aprirla. È una di quelle tazze barra bicchieroni che si usano con la cannuccia. Cioè, tu metti la cannuccia qui, non so, per farti io delle bevande o dei frullati, cioè... ma quanto è aesthetic. Poi, ragazzi, non siete pronti. Guardate che cosa sono riuscita a trovare su Shein. Ho trovato... i copri cannuccia della Disney. Quindi ad esempio c'è questo di Toy Story, questo di Minnie, ovviamente c'è anche quello di Stitch. Questo set non potevo non averlo, troppo cute. Poi ho voluto provare un ventilatorino, ok? Perché l'ho trovato rosa, è troppo cute. E ho detto dai, lo provo. Cavetto USB, perfetto. E anche wow! La base, dove metterlo? No vabbè, ma è enorme! Allora, io ho trovato la tazza, cioè tazza, borraccia, non so nemmeno come chiamarla. Guardate che bella. Io appena l'ho vista ho detto, ma voi non mi potete fare queste cose, creare queste cose, perché io come faccio poi a non prenderle? Cioè, ci stiamo capendo, mi state capendo, ok? Tazza di questo lilla, anzi di questo glicine meraviglioso. C'è anche la sua bella cannuccia, perché vedete che qui al buco, cioè topperia ragazzi, il manico, non potevo non prenderla. Ho dovuto abbassare la finestra perché il sole proprio che sta calando mi sta venendo in faccia. Poi ho preso, ok, questo qui che è un tranquillissimo ma utilissimo organizzatore per pennelli, non lo so ancora, ma di sicuro qualcosa ci metterò, perché io gli organizzatori li riempio in un secondo. Della serie organizziamo tutto, ho preso anche questo che è carino perché è color salmone, anche per cambiare un po' dai classici colori. Poi ho preso questi qui che sono da mettere all'interno delle scarpe per avere meno male ai piedi e soprattutto per non scivolare, perché io ho alcune scarpe che in cui il piede mi scivola e quindi poi mi fanno male, mi fa male camminarci. E niente, li ho provati, sembrano buoni perché hanno, vedete, il cuscinetto qua. Boh, li proverò, vi farò sapere. Poi ho preso questo che secondo me è molto utile. È un portaborse da armadio, cioè uno lo può appendere alla barra dell'armadio e per appenderci le borse. Secondo me è molto utile, può rivelarsi utile ed è, boh, di questo azzurrino cielo carinissimo. Poi qui, qui ci sono i miei organizzatori per i trucchi. Primo, semplicissimo trasparente. E poi ne ho presi altri 2. Quindi ne ho 3, sono impilabili, sì. E voilà! Poi ho preso questo qui, che boh, mi sembrava carino, soprattutto perché per mettere la spugna per la cucina. Poi ho preso questi, in realtà, per Fede. Non so se sono come quelli che voleva lui, però boh, amore, dimmi mentre guardi questo video. Aveva bisogno di alcuni portamonete e boh, io ho trovato questi. Non so se... penso sì che c'entrano le monete, però boh, vedremo se li piacciono, se li saranno realmente utili. Io ve l'avevo detto, avevo fatto la premessa, che avevo bisogno di organizzatori. Ecco, ho preso un set da non mi ricordo più quanti organizzatori, ma tutti di dimensioni diverse, cioè... allora, qui sono impacchettati, però potete già capire, che ne so, c'è più piccolino, fatto così, poi c'è un po' più grande e poi proprio c'è quello più grande ancora. Questo soprattutto per dividere i cassetti. Eccolo qua, allora, questo l'ho voluto prendere perché è un porta cose da mettere in doccia all'angolo proprio. Ah, altre 2 cose. Allora, questi qua, sempre per le scarpe, da mettere però in punta per far sì che soprattutto nelle scarpe col tacco uno non abbia male. E poi lui, che vabbè, non apro perché tanto
cioè capite più dalla scatola, si faccio della scatola, un organizzatore per il sottolavandino. Ok, vi ho mostrato tutto, spero che le cosine vi siano piaciute, io veramente le adoro, non vedo l'ora soprattutto di organizzarmi tutti i trucchi qui dentro. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su, un bel commentino qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!